Namaste, ben ritrovati a tutti. Oggi facciamo una diretta, vediamo se la luce va bene. E volevo appunto fare questa diretta per parlarvi un pochino anche della fisiologia della nostra muscolatura, quindi diciamo dopo ripetute domande che ho ricevuto da qualcuno di voi ultimamente, ma anche prima, quindi insomma magari inseriamo questo video poi all'inizio della playlist degli addominali, così c'è la spiegazione per tutti. In realtà io in ogni video faccio sempre anche la spiegazione base. Ciao a tutti, ciao a tutti quelli che si stanno collegando. Allora, faccio sempre anche la spiegazione base, quindi ripeto continuamente come bisogna fare la respirazione, quali muscoli attivare. Però è ovvio che non posso fare gli approfondimenti durante la lezione pratica, perché altrimenti perde di fluidità. Gli approfondimenti di solito si fanno nei corsi per gli insegnanti, perché ovviamente si deve approfondire ogni movimento, e se c'è qualche domanda specifica per qualche problematica specifica. Però, come dico sempre, ricordatevi che dovete imparare sempre di più ad ascoltarvi, ad ascoltare il vostro corpo, perché anche ieri mi è accaduto proprio in palestra che spiegavo un esercizio e le persone, cioè una persona o due insomma, diciamo, facevano tutt'altro e la consapevolezza, la connessione col corpo era proprio andata. Allora io dico, la connessione la possiamo ristabilire in ogni momento se impariamo a trasmettere nella nostra vita quotidiana la capacità di auto-osservazione e di ascolto. Ovviamente questo vale in psicologia per la mente, ma in fisiologia per il corpo, cioè sono i due strumenti principali che ci sono stati dati in dotazione in questa vita. Se non vogliamo dipendere sempre dall'esterno, ossia da qualcuno che ci dica cosa e quanto dobbiamo mangiare, come e quanto dobbiamo muoverci, cosa e quanto dobbiamo comprare e tutte quante queste direttive, e continuiamo sempre a delegare a qualcuno, non saremo mai in grado di ascoltare il nostro corpo e prima o poi ci faremo male comunque, perché se non sai neanche come devi respirare e quando sei in palestra l'insegnante ogni volta ti deve dire quando ti muovi così inspira, quando ti muovi così espira, fai questa posizione, allineati così, mettiti così, e ti deve mettere a posto lei, l'insegnante, dipenderai sempre dall'insegnante. Infatti nella nostra filosofia di yoga la cosa principale è di non correggere, cioè il nostro corso di personal training dello yoga, perché io ho fatto ovviamente quello generale di personal training della Federazione Italiana Fitness, quindi posso essere personal trainer di qualsiasi disciplina, ma anche quello di yoga. Nello yoga si dice che le correzioni andrebbero fatte il meno possibile. Quando io correggo una persona materialmente, cioè la riprendo perché lì in palestra, in presenza, e la metto a posto, è proprio perché si sta facendo del male, diciamo che sta facendo una posizione a rischio, altrimenti se sbaglia lato, se non si concentra, se non si sa coordinare, se sbaglia qualcosa ma non sta comunque mettendosi a rischio, io continuo a spiegare ma non vado là a metterla a posto, perché prima o poi ci arriva da sola, e succede quasi sempre così, a meno che uno non sia proprio centrato di natura e sia recidivo sempre. Normalmente le persone prima o poi capiscono e si aggiustano da sole, così la volta successiva quell'errore non lo ripetono più, o comunque a forza di ricentrarsi dopo gli viene perfettamente. Infatti certe posizioni anche un po' complesse, dopo tempo che le abbiamo fatte, le persone adesso le fanno bene da subito, ma perché si sono aggiustate loro, non perché le ho messe a posto io, perché altrimenti io ti metto a posto e tu la volta dopo la fai come era il tuo schema motorio acquisito interiormente, perché ti ha messo a posto qualcun altro. Questo discorso varrebbe un po' per tutto, però diciamo che è un discorso molto ampio. Adesso limitiamoci alla fisiologia. Parlando degli addominali, allora, il concetto di base è: quando io espiro, attivo, cerco sempre di attivare il trasverso. L'ho fatto vedere anche nei miei video, ho un video che si chiama Respirazione anti-ansia, dove spiego benissimo
questo movimento. Lo spiego anche negli altri video in modo molto più veloce, però lì è proprio approfondito. Comunque adesso lo ripetiamo. Allora, il trasverso è il muscolo più profondo degli addominali, quindi che tiene tutto il core, il cosiddetto core, il corsetto addominale fino a dietro, fino al quadrato dei lombi, e quindi contiene gli organi interni, sostiene, no? E il muscolo profondo non è un muscolo che ipertrofizza, quindi non diventa grosso, ma è un muscolo principalmente posturale, cioè serve per mantenere bene la nostra postura e si attiva anche in modo, ciao a tutte, si attiva in modo naturale quando noi manteniamo la postura, cioè dovrebbe. Quando camminiamo dovrebbe essere sempre un po' attivo, perché lo psoas, che è il flessore dell'anca, quello che flette la coscia sul bacino, è il muscolo principale della camminata anche. E siccome lo psoas si articola da dentro alla pancia alla zona lombare, se noi teniamo la pancia molle, ogni volta che flettiamo la coscia schiacciamo e tiriamo la schiena, quindi il trasverso è sempre un po' attivo quando camminiamo naturalmente e normalmente, perché altrimenti solo a camminare veloce verrebbe mal di schiena a forza di tirare la schiena, no? Infatti certe persone dicono: camminato molto veloce in montagna, magari camminano così, ovviamente io lo esaspero quando faccio il movimento, però cammino così, cioè flettendo la coscia senza tenere l'addome, e quindi dopo un po' ho mal di schiena. Se io tengo anche la pancia e cammino, ovviamente non così, cioè non rigidissima, c'è sempre la sana via di mezzo, no? Però tengo l'addome, così la postura è tenuta, lo psoas può flettersi quanto vuole, ma se io tengo l'addome non schiaccio la schiena, ok? Quindi il discorso è: in espirazione, in ispirazione rilasso. Adesso questo è il respiro addominale che sto facendo vedere. L'attivazione costante è semplicemente tenerlo un pochino attivato, cioè tenere, sapere che c'è. Quando noi tossiamo, quando sternutiamo, quando si rimette, quando si fanno le funzioni, insomma, fisiologiche o comunque più o meno, no, del nostro corpo, attiviamo il trasverso. Quindi il trasverso, se non capisci com'è, io dico fai un colpo di tosse, oppure immagina di soffiare che devi spegnere, non so, 20-30 candeline tutte insieme sulla torta. Quando soffi così, spingi la pancia in dentro. Perché molti dicono: quando io soffio in modo potente spingo in fuori. No, se spingi in fuori non stai attivando il trasverso. Tu immagina che devi svuotare la pancia dall'aria, immagina che l'aria sia qua e tu la devi buttare fuori. Quindi espirando spingo la pancia verso l'interno, non tiro, cioè non è che tiro in sul petto perché la pancia vada dentro nella speranza che vada dentro, perché sennò c'è il solito discorso: ma io ho la ciccia e la pancia non riesco a tirarla in dentro. Non devi tirarla, devi spingere coi muscoli. Poi ovviamente se c'è tanto lardo sopra si vedrà un po' meno il movimento, però un po' si vede lo stesso. Quindi deve andare verso l'interno mentre espiri. Così pian piano, a forza di attivare il trasverso si rinforza. Non diventa grosso, diventa più forte. Quindi sostiene, contiene meglio i nostri organi interni, fa anche un massaggio agli intestini, agli organi interni addominali, per cui tutti i muscoli addominali, comunque anche quelli che facciamo, i retti ad esempio, gli obliqui quando facciamo gli altri esercizi, sia da in piedi che da terra, con tutti i video che vi faccio vedere, dovremmo sempre attivare anche il trasverso, o comunque viene abbastanza naturale in quegli esercizi lì, più lo alleniamo, no? E quando facciamo tutti gli esercizi addominali, specialmente gli obliqui, anche tutti quelli che faccio vedere in piedi, attiviamo anche gli organi interni. Perché? Perché richiamando sangue in quella zona c'è un ricambio, i rifiuti vengono portati via più velocemente, si ossigenano meglio, c'è un'ossigenazione e un nutrimento più veloce, per cui tutta quell'area interessata viene attivata meglio. Questo si collega al discorso che quando ci sono delle problematiche, ad esempio la gastrite, ad esempio l'ernia iatale, ad esempio insomma delle problematiche, l'ulcera, ovviamente insomma entro certi limiti, perché poi dipende se riusciamo a farli, appunto se abbiamo tanto dolore o
Se abbiamo mangiato troppo, per esempio, non è che puoi fare gli addominali subito dopo un pasto abbondante, eccetera, dovresti comunque lasciar passare almeno un po' e comunque avere l'addome libero di potersi muovere e quindi comunque aiutano sia la digestione, se ovviamente non sei strapieno, ma consiglio di non essere mai pieni come delle botti. Infatti quel discorso vado al pranzo di, non so, la festa che c'è, mangio 3 primi, 4 secondi, contorni, frutta dolce, eccetera. Io, insomma, ste robe, sono a digiuno da un giorno apposta per abbuffarmi. Insomma, diciamo che alla fine tutti quanti dite sempre sono stato male perché ho mangiato troppo. Allora, anche lì non ci vuole un genio per capire che il cibo te lo godi fino a un certo punto. Quando il tuo cervello ha dato l'impulso al tuo corpo che è sazio, quello che è in più è solo bramosia mentale, ma non è soddisfazione vera, fisiologica. Quindi come fai a mangiare 3 primi e 4 secondi? Cioè, la gente che mangia così, noi abbiamo visto proprio certi pranzi, persone anziane anche, che mangiavano come se non ci fosse un domani. Non è che dopo tieni le scorte e per un mese non mangi, non funziona così il nostro corpo. Poi ovviamente se c'è un'emergenza è un altro discorso, ma insomma, vabbè. E quindi anche quello, insomma, è disequilibrio. Dobbiamo imparare ad ascoltarci, ascoltare il corpo nel suo movimento, ma anche ad ascoltarci, ascoltare lo stomaco, ascoltare i nostri organi interni. Quando mi dite come faccio con il controllo del peso, no? Tante persone, io ho il metabolismo veloce, io brucio, consumo, posso mangiare tutto quello che voglio, poi scopri che si riempiono di iniezioni, di robe sperimentali, di cose così, magari, vabbè. E io allora, stavo dicendolo prima con una mia allieva, allora adesso ripeto sto discorso, non è che sono contraria a qualsiasi prodotto, no? Se acquisti un integratore, sai la fonte, vedi gli ingredienti, lo analizzi, la tua naturopata te lo consiglia, comunque anche tu non fidarti solo della naturopata, anche tu guarda gli ingredienti, guarda quello che c'è, vedi gli effetti che fa, ascoltalo su di te, eccetera. Certi integratori sono utili anche perché al giorno d'oggi viviamo una vita che non è così sana, c'è l'aria sempre inquinata, viviamo in un mondo stressato. Quindi anche una barretta energetica, un integratore, qualcosa per le articolazioni, per nutrirti, per la vitamina D, le varie vitamine. I cibi sono spesso molto carenti, quindi comunque qualcosa per aiutarsi serve. Il mio discorso è: evitiamo le cose sperimentali, mettiamo un campanello d'allarme quando ci offrono qualcosa in cambio. Vuoi provare questa iniezione sperimentale in cambio di, non so, soldi, in cambio di darci, non so, un tuo parente per sperimentare? Insomma, il buon senso è anche in quelle cose lì. Cioè, se un prodotto è sperimentale, voglio prima vedere che cosa c'è dentro, gli ingredienti, informarmi sulla fonte e tutto quanto, prima di arraffare soldi e favori, fama e tutto. Quindi ogni cosa andrebbe valutata, no? Però con questo non voglio dire che ogni farmaco è da demonizzare, perché magari certe persone possono averne bisogno, o ogni integratore è da demonizzare. C'è quello e quell'altro, insomma, anche lì in tutto bisogna imparare ad ascoltarsi, ad avere buon senso e sempre ad allenare la capacità di ascolto principalmente di se stessi, del proprio sentire, ok? Quindi cerchiamo di allenare questo, come dico anche in tutti i miei video, anche quando fate i movimenti, ascoltate i miei consigli. Però poi imparate ad ascoltare il vostro corpo anche nella vita quotidiana. Non è che abbiamo fatto gli squat, vi ho insegnato come fare gli squat, allineare le ginocchia ai piedi, andare indietro col sedere, la schiena piatta, l'inspiro mentre scendi, l'espiro mentre sali, perché la fase eccentrica, che è quella più faticosa, in cui è meglio espirare quando si fa più fatica. Però
anche lì, quando devo inspirare, quando devo espirare, in certi movimenti è uguale, se sono movimenti flow dinamici, quando apri le braccia e le porti su, cosa fai? Butti fuori l'aria, quando fai così non ti viene naturale inspirare, che stai aprendo tutto il torace, il diaframma si attiva quasi in automatico, no? Cioè viene abbastanza spontaneo tirare dentro l'aria quando fai le pose di apertura e buttarla fuori quando fai le pose di chiusura. Quindi anche lì, pian pianino, impara ad ascoltare anche queste cose, no? Anche negli squat, se li fai senza pesi, comunque con solo il peso del corpo, non è che cambia tantissimo. Puoi farlo anche al contrario, il respiro, se non porti sulle braccia, cioè se fai la posizione dello squat normale, no? Puoi anche farlo nell'altro modo, come in certi movimenti, nel gatto, no? Quando fai la gobba, espiri, quando fai la schiena piatta, inspiri. In realtà puoi anche fare il contrario, però hai due effetti un pochino diversi, no? Se inspiri così ed espiri così, l'inspiro qua va soprattutto nella zona dorsale, magari se ci sono delle problematiche fra le scapole, inspirando strecci quella zona lì, puoi mandare lì la tua energia e puoi aiutare ad allungarti meglio. Quindi anche il gatto col respiro al contrario ha una valenza un po' diversa, ma non è che è sbagliato, cioè non succede niente. Come dico alcune volte alle mie allieve, non muori, quindi sperimenta, piuttosto che correggerti subito di scatto perché io ti ho detto di respirare nell'altro modo, ascoltati fino alla fine del tuo movimento, poi con calma provi a fare il respiro come ti ho detto io e magari lo provi a rifare come lo facevi tu e senti qual è la differenza. Magari senti semplicemente che sono due movimenti simili ma diversi, che hanno degli effetti un po' diversi. Per cui il discorso principale è sempre quello, gira e gira la morale, e cerca di ascoltarti sempre di più. Adesso faremo altri video anche magari di consapevolezza sul mio canale, anche eventualmente insieme a qualcuno se si vorranno aggiungere altri esperti di certi argomenti. Questo era un argomento molto basico, però era per rispondere un po' ad alcune domande vostre che mi fate spesso, quindi così abbiamo approfondito un pochino e comunque ci vediamo alla prossima puntata. Ascoltatevi bene anche durante l'alimentazione, quindi auguro buon pranzo a chi si appresta ad andare a pranzo e magari prima di mangiare seguitevi il mio video di Mindful Eating, che è la alimentazione consapevole, cioè ascoltare anche con tutti i tuoi sensi il cibo che stai mangiando, non divorarlo in fretta che dopo il cervello non ha ancora fatto in tempo a dare l'impulso di sazietà perché è già finito, perché hai sbranato tutto e magari dopo poco ti torna fame perché appunto dentro la tua biologia non si è allineata. Ascoltati bene, mastica lentamente, come si diceva nell'antica medicina e nella medicina cinese, di masticare 40 volte ogni boccone, ovviamente non è che devi stare lì a contare, però mastica con consapevolezza, ascolta bene il sapore del cibo. Più impari ad ascoltare il sapore del cibo, meno avrai bisogno di sapori forti, potrai mangiare il cibo il più naturale possibile, sentirai che il riso sa di riso, che la verdura sa di verdura. Magari ci metti un pizzico di sale, ci metti un pochino di spezie, di condimenti, ma avrai bisogno sempre meno dei sapori estremi. Più imparerai ad ascoltare e in più mangerai meno anche di quantità, soprattutto in certe fasi della vita in cui magari ci si muove meno o si rallenta il metabolismo, nella menopausa per esempio, no? È naturale avere meno bisogno di mangiare. Smettetela di rincorrere prodotti, elisir, punturine varie cose, mangiate meno, fatevene una ragione, insomma. Poi ovviamente c'è chi ha il metabolismo naturalmente più veloce, quando io facevo le gare una volta tutti me lo chiedevano 50 volte al giorno, come fai a correre così forte, a essere così magra, a mangiare così tanto, qual è il segreto? Io non ho un segreto, non ce l'avevo, è vero che non ce l'avevo.
magari avrei potuto sponsorizzare per finta qualche prodotto, ma ovviamente non era nel mio stile, perché la verità è sempre stata quella che mi ha guidato da sempre. Quindi allora era proprio così la mia natura, anche adesso non mi posso lamentare del metabolismo che ho, però capisco che comunque anche il mio è rallentato, ma anche altri possono averlo anche molto più lento, e capisco che è faticoso ascoltarsi sempre, perché ti verrebbe proprio da sfogarti magari sul cibo, da sbranare tutto. Lo so, però se tu impari comunque a rispettare il tuo corpo sempre di più, alla fine lui ti sarà molto più grato e anche tu sarai molto più soddisfatta di te stessa, e questo ti darà anche molta più forza per continuare, per andare avanti. Poi per quanto riguarda i consigli nutrizionali, ovviamente io posso darti una base, ho il brevetto nazionale della XEN di consulente alimentare per lo sport, per il fitness, però io non sono una nutrizionista, nemmeno medico biologo, quindi volendo ti puoi rivolgere a un nutrizionista o anche a un naturopata esperto in alimentazione, che possono darti comunque dei consigli un po' più approfonditi. Ovviamente cerca di scegliere una persona che reputi centrata, perché insomma c'è di tutto, e quindi insomma tanta luce anche per tutto, ma soprattutto impara veramente ad ascoltare te stessa, che sei la miglior maestra di te. Buona prosecuzione. Namaste. Like